In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, ieri il Festival delle Culture nello spazio espositivo PR2, in via Massimo D'Azeglio, ha inaugurato la mostra fotografica Along the Border di Chiara Fabbro. Più di 30 fotografie esposte che rappresentano la migrazione e i percorsi nella rotta balcanica che Fabbri ha voluto portare a Ravenna. I suoi lavori sono stati raccolti anche in un catalogo, visibile negli spazi espositivi della mostra. Chiara Fabbri è una fotografa documentarista che ha concentrato il suo lavoro sui diritti umani e migrazioni che l'hanno portata nei Balcani, nei sobborghi di Kuala Lumpur, in Malesia, sulle spiagge delle Isole Canarie. Ha ottenuto il premio Portrait of Humanity 2021 e ha ricevuto una menzione d'onore al Photography for Humanity Global Prize 2020. L'idea è nata da un lato per creare un po' di consapevolezza in Italia rispetto alla rotta balcanica, di cui si parla molto meno rispetto al Mediterraneo, ma è un tema molto importante per il nostro paese perché molte delle persone che arrivano arrivano proprio attraverso il confine orientale, quindi attraverso la rotta balcanica. E la mia speranza nello sviluppare questo lavoro è quella di avvicinarci un po' a queste persone e alle loro storie, perché credo che sia importante ricordarci, al di là delle idee politiche che ciascuno di noi può avere, che si tratta innanzitutto di esseri umani. Dove sono state fatte queste foto e quale, diciamo, è stato il confine che le ha fatto più impressione? Allora, la maggior parte di queste foto sono state scattate in Bosnia Erzegovina, vicino al confine con la Croazia, e altri scatti invece sono dalla Serbia, al confine serbo-ungherese, e devo dire che, il confine, tra la Bosnia e la Croazia è non solo quello su cui mi sono concentrata di più, ma anche quello che ha lasciato più il segno, perché i respingimenti alle frontiere nel caso della Croazia sono particolarmente intensi, sia come quantità, nel senso che le persone vengono respinte molteplici volte, ma anche perché sono spesso violenti e quindi si tratta di situazioni molto drammatiche. Sì, la speranza è che in qualche maniera il mezzo visivo, diciamo, la fotografia, aiuti un po' in questo obiettivo di avvicinarci, no? All'altro, in qualche maniera, no? Guardando queste foto, la speranza è che sia più facile riconoscersi in queste persone e ricordarci che appunto potremmo essere noi o i nostri nipoti dopodomani a trovarci nella stessa situazione. Quest'anno il Festival delle Culture ha avuto un riscontro strepitoso, oltre 33.000 persone sono andate a vedere la mostra di Salgado, che è stato il nostro fiore all'occhiello, ma anche tutti gli eventi hanno visto più di 40.000 persone a seguirla, e quindi comunque noi siamo davvero molto soddisfatti. Oggi parliamo di rotta balcanica in una giornata per noi molto importante, che è la giornata del rifugiato, e quindi per ricordare tutte le persone che lasciano la loro terra per cercare un futuro migliore. Purtroppo abbiamo preso la notizia di Singh, il ragazzo indiano che è deceduto in una maniera veramente atroce, e immagino con mille sofferenze. Noi facciamo una lotta anche per questo, quindi per sensibilizzare i diritti di tutti, dei lavoratori, la tutela dei diritti dei lavoratori, e perché comunque non si può morire lavorando, soprattutto quando c'è uno sfruttamento lavorativo, come è successo in questo caso. Quindi vorrei ricordare lui in una giornata in cui i diritti dei rifugiati dovrebbero essere tutelati.